Amici, bentrovati ad un nuovo video dedicato all'MSX. In particolare vorrei parlarvi del MSX8280, una delle macchine che ho desiderato di più sicuramente da quando l'ho conosciuta, vi parlo della metà degli anni 80, e che fa facente parte appunto della grandissima famiglia di MSX. MSX non è un computer ben preciso, è uno standard, ma questa cosa la vedremo più nel dettaglio tra poco. Ho fatto questo video perché sono riuscito a trovare appunto una macchina che desideravo tantissimo di MSX, ne ho più di un modello a casa, ma a questo punto l'8280 lo cercavo da tantissimo tempo e vorrei condividere un po' con voi appunto la mia storia, la mia esperienza inerente appunto a questo computer. Che forza questo computer! E allora fammi vedere questo MSX Philips da 80K. Che bel programmino! Ma di programmi quanti ce n'è? Bastano? Sei super! E questo sai cos'è? È Quick Disk Philips, un registratore veloce come il floppy e costa la metà. Che bei dischetti! E con questo ci faccio un programmone sconvolgente. Ragazzi, tutti in orbita con Philips MSX. Io il sistema l'ho trovato! MSX Philips, il computer del futuro. Di cose da dire nel video di oggi ce ne sono veramente tante e le vorrei dividere praticamente in due parti principali. La prima è quella dedicata alla storia dell'MSX. Farò un riassunto un po' generico, non troppo dettagliato per non annoiarvi, anche per poi non rischiare di dire delle sciocchezze, perché il mondo MSX è veramente immenso. E l'altro invece è quella dedicata appunto all'8280, quindi il computer che ho trovato, qualche esperimento, qualche test su strada, le sue caratteristiche più interessanti e più importanti. Al contrario di quello che si fa solitamente in un video, cioè mettere alla fine i ringraziamenti e le fonti, io invece vorrei partire immediatamente con il ringraziare le persone che mi hanno aiutato praticamente a realizzare questo video, e nella fattispecie Lorenzo, che è l'amico che mi ha aiutato a procurarmi l'8280, Felice Pescatore, che è la persona dietro a Storia Informatica e al fantastico articolo sulla storia dell'MSX da cui io ho preso spunto, anzi invece che spunto devo dire che ho preso proprio ispirazione, perché comunque è fatto veramente molto bene. Gli amici Francesco Ugga e Gianluca Amoroso, che immediatamente si sono prestati a cercare di darmi una mano con un problema di software che avevo appunto con questo MSX2. Dunque, la storia del NMS MSX2 8280 di Philips e Matteo Turchi. Facendo un salto indietro nel tempo, siamo quindi verso la metà degli anni 80, era solito con la mia famiglia andare in una pizzeria il fine settimana a mangiare da questo ristoratore che era il fratello di un nostro collega di lavoro. Grande pizzaiolo, però grande appassionato di video editing, e mi ricordo che io con lui avevo un bel feeling, perché anche lui era amante appunto della tecnologia. E io in quegli anni venivo dal Commodore 64, quindi una sera dopo cena, avendo appunto lui il suo chiamiamolo laboratorio sempre nello stesso edificio dove aveva la pizzeria, mi ha invitato a vedere un po' quali erano le sue apparecchiature tecnologiche. Lui non era amante né dei videogiochi né delle console né dei computer per utilizzi che erano fuori appunto del mondo del video editing, ma per quel che riguardava invece appunto questa passione, lui amava fare per esempio delle titolazioni sulle sue videocassette dei filmini delle vacanze, oppure gli piaceva fare un po' di filtri, effetti speciali sempre su registrazioni amatoriali, e lì mi faceva vedere che cosa sapeva fare appunto l'8280. Io devo dire la verità, rimasi letteralmente basito. Mi trovai di fronte a un computer che era in grado in tempo reale di applicare filtri, effetti, poter disegnare, colorare sulle immagini stesse nel momento in cui venivano importate. Un qualche cosa che, ricordiamoci, a metà degli anni 80 era veramente impensabile per un utente medio. È vero che un 8280 costava 1.700.000 lire. Bisogna ammettere che comunque le potenzialità di un 8280 potevano essere sfruttate veramente bene, ma soltanto da un appassionato che aveva la pazienza di studiare tutte quante le funzioni di questa macchina. Non fraintendetemi, non voglio dire che l'8280 era un computer, è un computer complicato da utilizzare, al contrario, ma è un computer che ha tante possibilità, tante opzioni,
tante modalità di lavoro che per essere sfruttato a dovere serve un certo impegno e secondo me una buona dose di studio. Bene, prima di partire con il mio solito amato, odiato, vabbè, con il mio solito unboxing, una veloce precisazione. La scatola era arrivata in una condizione letteralmente disastrosa, aveva dei pezzi di cartone strappati, alcuni lati deformati, era veramente brutta, sporca, rovinata, l'aveva trovato appunto il mio amico nello scantinato di un suo collega e di conseguenza non mi aspettavo più di tanto. Devo dire che sono molto contento del lavoro che ho fatto, penso di averla ripristinata molto bene. A una prima vista magari non sarete d'accordo con me, ma vi posso garantire che era talmente tanto disastrata che ci ho messo 3 giorni per ripristinare tutto quanto e ho fatto anche un video a parte, quindi magari uno dei prossimi giorni lo pubblicherò. E sono contento perché comunque, come sapete, cerco sempre di riuscire a procurarmi un hardware il più completo possibile. E qui, oltre alla scatola che ho dovuto sistemare, c'era comunque il polistirolo, alcuni accessori, 2 floppy su 4, me ne mancano altri 2, manca la manualistica, ma chissà che un po' alla volta non mi riesco a procurare anche il resto delle cose. Bene, partiamo con l'unboxing e poi dopo ci ritroviamo immediatamente qui. Bene, prima di passare all'8280, alle sue caratteristiche, a vedere un po' insieme nello specifico l'hardware di questa macchina, vorrei cercare di proporvi un quadro storico appunto del mondo MSX, che secondo me è molto interessante, quindi direi di cominciare. MSX sta per Machine with Software Exchangeability ed è uno standard di home computer nato tra il 1980 e il 1983 dalla mente di Kazuhiko Nishi. Se vogliamo cercare la cosa più simile a questo standard di home computer nel mondo delle console dei videogames, possiamo tranquillamente citare per esempio il 3DO, quindi un hardware realizzato in questo caso da Trip Hawkins che viene dato in gestione a varie case produttrici. Lo scopo di Nishi era quello quindi di creare un singolo standard per computer realizzati da produttori diversi e molti big dell'elettronica di quegli anni parteciparono a questo progetto. Abbiamo avuto Philips, Sony, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Spectre Video. Realizzarono un ecosistema che si contrapponeva principalmente a grandi nomi come Commodore, Sinclair e Amstrad. La forza dell'MSX risiedeva proprio nell'opera di standardizzazione, permettendo a tutti quanti i sistemi MSX compatibili, pur nella loro diversità, di eseguire lo stesso software ed usare le stesse periferiche, stampanti, lettori, floppy in primi. È interessante segnalare che proprio tali sistemi sono stati i primi ad utilizzare i floppy da 3,5 pollici, anche grazie alla presenza di Sony all'interno del gruppo degli aderenti. Inizialmente il sistema operativo standard era l'MSX Basic, una versione speciale del Microsoft Basic, privato di alcune istruzioni ritenute superflue, con un insieme di librerie dedicate alla gestione grafica particolarmente evolute e potenti. Microsoft realizza successivamente l'MSX-DOS, praticamente il corrispettivo del più blasonato MS-DOS, che permette la gestione in modo diretto dei floppy, degli hard disk e in un secondo tempo addirittura dei lettori CD. Sostanzialmente la soluzione era valida e promettente, ma i produttori commisero l'errore di vendere i sistemi come una sorta di elettrodomestico nei negozi di radio e TV, tranne in pochi casi addirittura non si preoccupavano di fornire un adeguato comparto software. Va precisato che la scelta non fu casuale, poiché i computer MSX erano pensati e creati per essere collegati a televisori e impianti Hi-Fi di ultimissima generazione. Proprio questa impostazione commerciale portò ad un flop clamoroso e qualche produttore, per tentare di differenziarsi ma soprattutto di difendersi da questa situazione economica non più rosea, cominciò a produrre software che girava esclusivamente sulle proprie macchine, creando praticamente una rottura con tutto quanto l'equilibrio dell'universo MSX.
Nel 1986 si decide di aggiornare lo standard originale, viene introdotto nel mercato l'MSX2. La revisione prevede un processore video più potente, una maggiore quantità di RAM, 128-256K, floppy compreso nella dotazione standard, ed altri miglioramenti che permisero di realizzare sistemi assolutamente completi e performanti. Il mercato era comunque segnato dall'arrivo dei PC IBM. Nonostante gli sforzi di alcuni produttori, il consorzio si sciolse portando l'abbandono graduale del progetto. Inizialmente fu l'Europa, 1988, a dare il definitivo addio all'MSX, mentre alcune aziende giapponesi, sempre nel 1988, un po' in solitaria, cercarono di portare avanti un nuovo progetto, cioè l'MSX2 Plus. I produttori principali furono Sony, Sanyo e Panasonic. Nel 1990 abbiamo l'introduzione del mercato dell'MSX Turbo R, dotato di ben due processori, il classico Z80 per garantire la retrocompatibilità con il vecchio software e il potentissimo R800, un 16-bit prodotto da ASCII ben 14 volte più potente dello Z80. Dopo il 1990 rimasero comunque a disposizione degli appassionati una marea di progetti e di schemi software e hardware, realizzati in particolare da Philips e da Sony, che furono utilizzati da diverse community di appassionati per creare nuove periferiche e anche applicazioni e giochi. Ecco, per quel che riguarda il mondo videoludico vorrei menzionare giusto due cose secondo me molto importanti. Innanzitutto, come su MSX nasce una delle saghe più importanti del mondo dei videogiochi, e cioè Metal Gear Solid, realizzato da Kojima. E poi bisogna dire grazie a Konami, che è stato uno dei più grandi produttori per quel che riguarda i videogiochi su MSX, lasciandoci una ludoteca incredibile con delle perle veramente straordinarie. La caratteristica indubbiamente più bella e più importante di un hardware come quello dell'8280 è indubbiamente il superimpose. Il superimpose è il nome che viene dato alla sua caratteristica di poter importare in tempo reale da una sorgente esterna immagini e filmati. Bene, direi a questo punto di dedicarci al protagonista di questo video. Vediamo un po' insieme le caratteristiche principali dell'8280 per poi passare alla cosa più importante, cioè al superimpose. L'MSX2 NMS8280 è un computer professionale realizzato da Sanyo per l'olandese Philips, ma anche per Fonola. Si trovano in commercio due versioni dall'hardware praticamente identico, ma che si differenziano soltanto dalla presenza di uno o due floppy. A dire la verità, la versione con un floppy solo è rarissima, io dal vivo non l'ho mai vista, la conosco perché è presente nel disegno della scatola, della confezione, mentre invece quello più commercializzato è indubbiamente quello con i due driver nella parte superiore del case. Questo modello di NMS è indubbiamente uno degli hardware di punta della serie MSX2 ed è caratterizzato appunto dal cosiddetto superimpose, che come accennato precedentemente è la possibilità di acquisire in tempo reale filmati e foto su cui poter fare dell'editing che era caratterizzato soprattutto da effetti, filtri, trasformazioni dell'immagine, un qualche cosa che a quei tempi era esclusiva di laboratori di altissime prestazioni professionali. Questo computer viene fornito con 128 KB di RAM e non 256 come indicato sulla confezione, perché nella dicitura veniva sommata la VRAM. Furono prodotti praticamente quattro modelli dove si differenziavano prevalentemente per la tastiera. Abbiamo una versione olandese, due tedesche, una spagnola e una francese, e in più c'è una rarissima versione bianca, anche questa qui, se devo essere sincero, non l'ho mai vista, denominata HCS280. Da sinistra verso destra abbiamo il tasto power, il selettore del AV in e AV out con i due rispettivi LED che si illuminano quando una delle sorgenti viene utilizzata, il LED del superimpose che si illumina quando questo hardware viene sfruttato, un mixer video, un mixer audio e uno slide che serve per visualizzare in tempo reale sulla nostra sorgente gli effetti speciali. E infine sulla parte estrema destra abbiamo il tasto reset e nella parte superiore, in questo caso nel mio 8280, appunto i due driver da 720K. La parte posteriore è veramente ricca di entrate e di uscite. Andiamole a vedere velocemente insieme, partendo da destra verso sinistra. Partendo dall'alto, cominciamo con un'uscita SCART che supporta il segnale RGB, un'uscita composito caratterizzata dall'audio stereo, un selettore video barra lume che ci permette di far uscire il segnale in bianco e nero, un'entrata composita con sempre il supporto dell'audio stereo, un'entrata antenna con il suo selettore. Per quel che riguarda la parte inferiore invece troviamo
il connettore proprietario per la tastiera, la porta stampante, due ingressi per i controller che possono essere quindi un joystick o il mouse, che tra l'altro è compreso nella confezione, e il connettore di un dataset esterno. Concludono il tutto i due classici slot, nominati 1 e 2 nella parte destra, che permettevano di inserire espansioni di memoria o eventuali moduli. Arrivati a questo punto, direi che è ora di vedere in funzione il Supreme Pose. La mia configurazione è la seguente: un lettore DVD LG collegato composito all'8280 che esce SCART RGB collegata a un Sony Trinitron 28 pollici. Il software che andrò ad utilizzare si chiama VideoGraphic ed è compreso nella suite di programmi per sfruttare l'hardware dell'8280. È un programma tanto semplice quanto potente che ci permette immediatamente di cominciare a utilizzare i nostri effetti e i nostri filtri. È presente in un piccolo bundle di 4 floppy all'interno della confezione. Io mi sono fatti backup su Mega Flash ROM proprio perché non vorrei con il tempo si andassero a rovinare. Questa è la schermata principale del software VideoGraphic. Quello che vedete alla sinistra praticamente è l'elenco degli strumenti che abbiamo a nostra disposizione. Partendo velocemente dall'alto verso il basso abbiamo la grandezza della penna che stiamo utilizzando e la tipologia di disegno, i colori, le varie sfumature che abbiamo per colori, e qui abbiamo le classiche forme geometriche a cui possiamo avere accesso con il menu veloce. Stesso discorso per le tipologie di disegno, alcuni effetti fra cui la bomboletta spray oppure la grandezza o il tipo di punta della penna che stiamo utilizzando, e qui vi sono una serie di effetti e di filtri fra cui appunto anche la possibilità di scrivere. E qui abbiamo un'altra serie di effetti rapidi che cercherò di farvi vedere tra poco, e una possibilità qui di andare a fare un undo, cioè una pulizia dello schermo, altri strumenti che li sto, lo ammetto, ancora studiando, e salva e carica sullo floppy i vari lavori che stiamo realizzando. Sono presenti anche nel corposo manuale una serie di tasti rapidi, giusto un paio che sto imparando in questi giorni ad utilizzare: è il tasto F2 per fare sparire la colonna degli strumenti, o il tasto F3 che ci permette di spostarlo a nostro piacimento sul lato sinistro o sul lato destro. Mentre per attivare immediatamente il Super Impose basta utilizzare la combinazione Shift F3. Ecco, quello che state vedendo è il menu del mio lettore DVD. Nel momento in cui noi andiamo a utilizzare il Super Impose, praticamente quello che esce dalla nostra sorgente video viene visualizzato in tempo reale nello schermo a cui abbiamo collegato l'8280. Adesso non sentite il volume perché ho azzerato il mix audio, ma basta utilizzare lo slide che vi facevo vedere prima, che ecco arrivare anche l'audio. Come vi accennavo prima, proviamo a vedere su schermo velocemente qualche strumento. Allora, utilizzando per esempio il colore rosso, possiamo scarabocchiare. Stesso discorso per il colore blu. Con l'undo andiamo a cancellare quello che abbiamo appena fatto. Questo programma ci permette di catturare degli screenshot del filmato che stiamo visualizzando. Come accennato prima, naturalmente abbiamo anche la funzione scrittura.
Dato che sono letteralmente alle prime armi con questo software e non credo di essere in grado di rendere merito alle potenzialità di questo computer, vorrei mostrarvi il demo disc che era compreso con il software dell'8280, dove grazie a una slide di immagini avrete la possibilità di vedere le potenzialità di tutti quanti gli effetti e i filtri che questa macchina è in grado di metterci a disposizione. A questo punto vorrei concludere per salutarvi mostrandovi qualcosa che non c'entra nulla con le potenzialità del 8280 inerenti al video editing e quindi al super impose, ma bensì a una cosa che comunque a me è sempre cara per tutte quante le macchine che ho e che utilizzo, e cioè i videogames. E mi piacerebbe farvi vedere appunto qualcosa di veramente molto molto bello secondo me. Oggi come oggi è praticamente scontato o banale avere la possibilità di ritrovarsi tra le mani una suite di programmi per il video editing con fior fior di effetti e di filtri. Al tempo, quando fu immesso in commercio l'8280, vi posso garantire che fu come un fulmine a ciel sereno e soprattutto fu un hardware dedicato soprattutto agli ambienti professionali. E oggi come oggi per me essere riuscito finalmente a metterci le mani sopra è veramente una grandissima soddisfazione. Bene, direi che anche per questo video sono giunto alla conclusione, anche se devo ammettere che sia per quel che riguarda l'8280 che per quel che riguarda soprattutto il mondo degli MSX ci sarebbe ancora da parlare e anche veramente tanto. Vorrei salutarvi come sempre chiedendovi di condividere con me nei commenti qui sotto le vostre idee, le vostre opinioni, e nello specifico farvi due domande ben precise. La prima, visto che abbiamo parlato di MSX, vorrei sapere se avete mai avuto delle esperienze appunto con questa linea di computer, e se sì quali macchine avete utilizzato, quali macchine vi piacciono o quali macchine vi piacerebbe riportarvi a casa perché magari non le avete più. E la seconda domanda è invece un po' più legata alla mia esperienza di quella di cui vi parlavo prima, cioè il fatto di aver cercato per tanto tempo questo 8280. Qual è la console o il computer che ancora state cercando e che non siete riusciti ancora a portarvi a casa? Bene, come sempre vi saluto, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, è sempre un piacere stare qui con voi e ci vediamo spero prestissimo con un nuovo video. Ciao a tutti!